E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Era da tanto che non portavo più una serie sulla mia mappa, ma giustamente la serie un po' continua, un po' no, nel senso dipende dal tempo che ho da dedicarci, però ho visto che in Polonia non mi trovavo, c'è poco da fare, nel senso che dopo aver fatto una mappa e averla fatta per le mie esigenze è un po' difficoltoso, usare un'altra mappa. Detto ciò, comunque abbiamo visto che sì, sono usciti alcuni aggiornamenti su Farming 25 che diciamo che beh, per questo un po' che ho aspettato di fare un altro video anche per aspettare un attimo i vari sviluppi. In ogni caso, adesso devo fare due lavoretti, devo trattare un po' le belussere sotto che giustamente uso il Deus qua, quello senza cabina. E nel mentre un po' stavo guardando anche i vari, in questi giorni, i vari sviluppi di Farming 25, e una cosa che mi è rimasta un pochettino impressa, oltre vabbè, al terreno dinamico che poi è tutto da un po' da vedere, ho un po' di dubbi dal punto di vista fisico. Però vedremo cosa salterà fuori. Fatto sta che comunque già che l'abbiano fatto è già una bella cosa perché sì, diciamo che c'erano altri giochi tempo fa che comunque lo avevano già portato e quindi avevano già un'idea di come copiare banalmente il sistema. E l'hanno fatto quest'anno, adesso vediamo un attimo come viene sviluppato, perché secondo me è un po' un terreno molto più basico rispetto a quello che molte persone hanno in mente, nel senso che puoi entrarci dentro con l'aratro, eccetera. Secondo me è un metà via tra quello che c'è adesso e quello che noi tutti vorremmo. Ma già tanto che l'hanno, diciamo, intanto implementato banalmente in maniera molto più basica di quello che secondo me poi è la visione di tutti, che adesso vediamo un attimo, bisognerà vedere poi con il gioco in mano cosa effettivamente hanno creato, ma per me è solo dal punto di vista visivo come implementazione. Detto ciò, comunque, è già una bella cosa che l'abbiano fatto, ma soprattutto che hanno messo il fatto che si sporcano le ruote, che si attacca al fango ed è secondo me anche uno step in più rispetto a quello che c'è adesso, che si sporcano le ruote banalmente dello stesso colore in qualsiasi terreno vai, e spero che questo l'abbiano cambiato, visto anche le varie mod che ci sono, che hanno molti esempi per da copiare. E, oltre a quello, finalmente l'operaio è un pochettino più intelligente. Forse, spero. In teoria hanno messo anche la GPS già di default, hanno messo già l'AI all'interno dell'intelligenza artificiale all'interno dell'operaio, sperando che sia un pochettino più intelligente di quello che abbiamo adesso, perché quello che abbiamo adesso è un po' idiota. C'è poco da fare, c'è poco da dire. Fatto sta che già che l'abbiano un pochettino sistemato, questo adesso devo spostare il fan, però intanto lo lasciamo qua così. E noi andiamo a fare altri lavori. Ci cambiamo un attimo. Già che abbiano sistemato anche il fatto che l'operaio non si funzioni bene, o meglio, l'abbiano implementato un pochettino perché funzioni meglio, sui campi non perfettamente quadrati, perché veramente era, mi piace questo, era una cosa impressionante. Nei campi, soprattutto quelli non squadrati, si bloccava a fine campo, non faceva bene le testate. Adesso si spera che, avendo fatto una mappa, visto quella americana, dalle prime screen che hanno fatto, che è un pochettino più, diciamo, meno regolare rispetto alle altre, spero che l'abbiano implementato bene. Fatto sì, detto ciò, bisognerà comunque vedere il gioco finito. Le aspettative sono abbastanza elevate, nel senso che la parte grafica, la parte delle mappe, la parte degli alberi,
delle luci hanno molto fatto passi da gigante rispetto a quello che è farming adesso, perché farming adesso è quello che è. Fatto sta che chi ha un computer vecchio che farming teneva bene o male, col prossimo capitolo sicuramente dovrà adeguare il computer. Questo è poco ma sicuro. Infatti anch'io adesso sto valutando un pochettino, adesso ho visto che il canale funziona, nel senso che funziona anche se non mettevo video. Siamo arrivati oltre i 900 iscritti e questa cosa mi fa piacere, anche perché sì, vorrei continuare a mettere alcuni video ogni tanto. Sicuramente con il Farming 25 sarà un po' più difficile crearsi un po' la partita, crearsi un po' l'ambiente in cui giocare, perché non ho intenzione di, qualcuno mi ha già chiesto di portare la mappa nel 25, non ho intenzione di prendermi questo impegno, assolutamente. Non ho il tempo per farlo e non sarà fatto. Se qualcuno ovviamente vuole farlo, sarà libero di farlo, ovviamente tramite, se vuole, anzi, preferisco che mi contatti prima di fare cose strane. Almeno dal mio punto di vista si può fare, poi ovviamente bisogna vedere gli altri creatori se sono d'accordo con me. Io comunque non prenderò brighe di mettermi a sistemare mappe per il 25, ecco, non ho il tempo neanche, già tanto che abbia il tempo ogni tanto di registrare qualcosa. Altre cose che ho visto nel 25, oltre al 6R nuovo, il Fendt qua, serie nuova, il 700 nuovo, non ho visto altri grossi, ecco, mezzi da parlare, ecco, perché alla fine poi dopo si sa benissimo che la maggior parte saranno roba asiatica per il mais, per il riso, scusatemi, per il riso, e il resto sarà il solito cosa grande per i tedeschi e per gli americani. Secondo me ci sarà un qualcosa dal punto di vista come mappe, sicuramente asiatica, sicuramente americana perché l'hanno già fatta vedere, ma ci sarà sicuramente una mappa, non penso, ho paura che non ci sia, se non mi ricordo più qual è il tasto quello giusto. Ok, questo qua. Questo bisogna tagliare e chiudere manualmente. Bellissimo sto lag. E questo in teoria lo ripiega. Ah no, ho abbassato quello davanti. Questo lo ripiega loro. Perfetto. Sicuramente qualche mappa brasiliana o comunque sudamericana. Ho paura perché hanno messo le bufale. E secondo me sono ambientate di più su quel continente. Anche perché molti modder brasiliani o comunque sudamericani stanno mettendo mod sul Modab. E anche questo è un po' da valutare, perché secondo me il Modab poi controlla anche chi sono i modder più attivi. Mi sono dimenticato di fresare un po' lì, vabbè, amen. Quindi secondo me abbiamo un po' queste tre mappe qua, una mappa americana, una mappa asiatica e una mappa sudamericana. Mappe secondo me europee non so se usciranno, nel senso che sarà un po' complicata secondo me una mappa europea esca, anche perché non so quante mappe potrebbero uscire in farming, sì, in farming 25. Secondo me ne faranno un po' meno, e le metteranno nel DLC, le metteranno nei DLC perché guadagnano di più, è semplicemente quello. Effettivamente anche molte cose stavo pensando anche perché non tenere Farming 22 attivo e comunque aggiornargli la grafica o aggiornargli il sistema, il motore, il grafico, perché alla fine poi dopo molti modder dovrebbero tornare a convertire le loro mod, e secondo me non è così semplice convertirle nel 25, almeno
io guardo il mio settore, il settore mappe, secondo me sarà molto molto complicato, soprattutto con le nuove grafiche che hanno fatto. Sarà molto complicato come cosa. Infatti, come ho detto, non mi prendo assolutamente la briga di sistemare la mappa. Interessante. Ormai il mio computer sta tirando le ultime. Giustamente registrando. Di solito giocando normalmente arrivi ai 40 fps. Registrando lo uccide proprio. Poverino, anche lui non è che può fare. Non può far tutto. Infatti, sto già pensando, ho detto come prima. Se arriviamo ai 1000 iscritti, il pensierino di un computer un pochettino più performante ce l'ho già in mente. Chiusa parentesi, farmi 25, vedremo poi nei prossimi giorni. Sicuramente usciranno le fact sheet. Sicuramente i vari presentazioni mezzi ci saranno di sicuro. Quindi vedremo, ne vedremo delle belle di sicuro. Di questo c'è poco ma sicuro. Sicuramente il riso sarà quello che faranno vedere di più. Io spero che comunque tengano anche la parte delle orticole, come si chiamano, degli ortaggi che hanno messo con la Platinum, la Premium, una delle due, che secondo me hanno fatto anche un buon lavoro, molto molto bel lavoro su quel DLC lì. Nulla da dire, anzi, quel DLC là secondo me era l'unico DLC che valeva la pena comprare nel 22. Ma oltre a questo vedremo un attimo i prossimi giorni cosa faranno vedere. Tornando a noi sulla mia piccola carriera qui, ho venduto un po' di pacche da carne che erano arrivati all'anno ormai di età, sapete che dopo i 12 mesi solitamente non crescono più di valore, rimangono fermi lì, quindi ho deciso di venderli. Ho il BGA che è completamente pieno, pieno, stracolmo di roba da processare. Sta continuando a processare all'infinito. Adesso devo un po' portare anche del liquame perché nelle due stalle sicuro se n'è creato di sicuro. Un po' meno su quelle da bovini e da carne perché ne ho meno. In quelle da latte invece è sempre quasi pieno. Adesso vediamo un attimo. Madonna, 15 FPS, fa abbastanza piangere sta cosa, eh. Ah beh, è partita anche la pioggia, perfetto, roba, guarda. Come suicidare il mio piccolo processore vecchio come il cucco. Adesso iniziamo a caricare un po' di roba qua, 50.000 litri. Ecco, hanno migliorato anche la pioggia nel 25. Ho visto, sì. Ho visto che hanno fatto la pioggia con i riflessi per terra, con le gomme che si diventano più nere, ovviamente diventano bagnate. Benvenuti per chi ha il computer di bassa gamma, secondo me è un suicidio quel gioco lì. Soprattutto se non hanno aggiornato un po' la grafica, perché se non l'hanno ottimizzata. Già che richiede una 2070 in teoria, come consigliata, è già abbastanza pesante, nel senso che, va ben che giustamente sono un gioco del 2025, utilizza una scheda video che sono uscite nel 2018, se non ricordo male, le serie 2000, 2018-2019, quindi sono delle schede che ormai hanno 5 anni sulle spalle, però comunque. Erano schede che costavano all'epoca e costano, no, costano oggi no perché non ne vendono più, però costavano all'epoca, quindi erano delle schede abbastanza molto buone. In ogni caso il mio processore sta andando a farsi cottere. Neanche la mia RAM immagino, perché poverino. Anche lui ha i suoi anni sulle spalle e devo pensare al sostituto, ma questo ci penseremo prima di novembre, non di certo adesso. Intenzione di pensarci ora. Allora, butta su un po' di marce, va, che è così. Sì, 17 fps, era. Mai visti 17 fps, 15 fps sotto partita qua, mai. Ma giustamente
registrando è abbastanza normale, per questo un po' avevo abbandonato l'idea di continuare a registrare qui, però voglio farmi del male, quindi continuerò a registrare lo stesso. Tanto, come sempre, sei pieno di mod, la partita ha tante ore, anche quello. La partita ha tante ore, dovrebbero capire, bisognerebbe capire se sono riusciti a ottimizzare questa cosa qua ottimizzare la partita in base alle ore di gioco, perché poi la partita io vedo all'interno almeno dei log o comunque dei vari file che comunque crea diciamo delle stringhe in cui si ricorda cosa è successo. Questa cosa qua secondo me pesa, inizia a far pesare la partita. Se vedete anche i vari file ogni tanto pesano di più in partite che hanno molte ore, giustamente, eh. Ovviamente quando che iniziate a piantare degli alberi, quando iniziate a tagliare degli... No, tagliare no, ma se piantate degli alberi crea un file, o comunque scrive all'interno di un file, che è già presente in alcune volte, perché si deve ricordare ciò che ovviamente è successo nella partita. Questa cosa qua, boh, non so, vediamo se riescono a sistemarla un po'. Allora, vediamo un po', un'altra cosa invece, un po' che devo sistemare, un po' di... Accendi questo che sto scaricando ora, porta avanti un po' il tempo perché voglio far passare sta pioggia, bene, torniamo un po' a seminare. Questo trattore qua dovrei riverniciarlo perché ormai è arrivato a 30 ore e la scritta Fendt non esiste più sul volante, non ho ben capito questa cosa. In ogni caso, non vi ho neanche detto che sulla partita, perché ero più concentrato su Farming 25, che è una di quelle cose che ormai si parla all'infinito. Negli ultimi giorni, gli unici post che vedo sono Farming 25. Fa abbastanza ridere, ma è normale. Gioco nuovo, giustamente, tutti quanti ne parlano. Comunque nella partita due cose ho fatto, sì. Ho comprato il carro miscelatore nuovo, ho comprato il Faresin, quello che avevo detto tempo, molto tempo fa, che lo compravo, l'ho comprato, ho finito quasi tutto quanto il silato, un po' diciamo, in anticipo di quello che era la tabella di marcia, ma giustamente mi sono nati più vitelli, più vacche, quindi ho dovuto acquistarlo e ho dovuto soprattutto consumarne di più. Adesso vedrò anche di utilizzare quello che doveva essere destinato al biogas e ho un po' di balle fasciate, utilizzerò quello come palliativo nel mentre che giustamente non si riesce a trinciare. Adesso vedrò un attimo di fare un trinciato di primo raccolto con il mais che avevo già seminato, che dovrebbe essere nato e devo andare a controllare com'è, che non ho ancora controllato. Orzo e frumento li raccolgo tutti e un po' me ne tengo di scorta, ma la maggior parte verrà venduto perché ne ho ancora 60.000 litri e avevo tenuto per fare le varie razioni. Devo fare paglia perché l'ho finita, stranamente, ma adesso iniziano a consumarne di più perché avevo sistemato un po' prima di chiudere un po' la parentesi dei video, eccetera. Avevo sistemato un pochettino la parte di consumo delle vacche e anche della produzione, infatti adesso producono abbastanza bene, non riesco a rientrare bene nei costi. Dopo ovviamente il biogas è quello che mi fa guadagnare di più, mi fa guadagnare normalmente. 2 secondi che controllo anche l'operaio perché, come non detto, perché si blocca dentro nei vari canali, perché io spero che veramente l'abbiano messo a posto. Spero vivamente che abbiano sistemato l'operaio, perché soprattutto per chi gioca, che non ha molto tempo per giocare, se l'operaio funziona bene, si perde molto molto meno tempo.
Dopo sarebbe bello che avessero implementato di default tutta quanta la parte di produzioni tipo Miles Plus, non penso, dubito fortemente, sono quasi sicuro che non l'abbiano fatto, però la parte di precision farming, la parte di tutta la parte realismo, spero che l'abbiano implementata un pochino di più, però io l'unica cosa che spero ovviamente è la grafica che l'abbiano ottimizzata, perché non si può andare avanti così con 20 fps e avere la scheda video magari che va sotto sforzo sempre. E non ho una scheda video di bassa lega, ecco. Vabbè che ho i settaggi tutto quanto al massimo, però anch'io sono un po' autolesionista. Però dopodiché, vabbè, ok, gioco con con le shader native e tutto quello che sta dietro, quindi diciamo che il computer è un pochettino messo sotto sforzo. Però penso che un gioco del 2022 potesse avere una grafica un pochettino più ottimizzata rispetto a tanti altri che hanno migliorato molto. Vabbè, aspettiamo novembre e vediamo cosa succede. Altra cosa da fare che mi sono dimenticato parlando con voi è il fatto di andare a spostare due vitelli maschi che mi sono nati, che di solito io li porto all'interno nella stalla da carne, perché giustamente non utilizzo i vitelli maschi come, sì, come riproduzione, perché utilizzo quella veterinaria, so che sulle Nansen Animal si può far così. Il resto ho fatto tutto quanto, sì, perché ho già buttato via il solfato ovunque, un po' forse ecco nell'altra farm devo sistemare due o tre filari ancora, però quelli lì con calma perché siamo a maggio e ho un po' di lavori da fare, nel senso che devo finire a seminare tutta quanta la soia, devo iniziare a tagliare tutto il miscuglio che in teoria è nato. Allora, questi qui sono i due, spostano il rimorchio, a posto, female, female, sono tutti quante femmine qua. Sì, perfetto. Vai là. Ciano e Ciano. No, Ciano e Ciano e Tony. Spostiamoli di qua. Sì, bisognerebbe aprire il carrello. Però per comodità. Ok, perfetto. Torna di qua, rimetti via il carrello. Un'altra cosa che devo acquistare un campo, quindi sono riuscito ad acquistare il Faresin vendendo il vecchio caro miscelatore e utilizzando dei soldi che ho preso da biogas, perché alla fine non ho venduto nulla. Devo ancora vendere un po' di soia e quasi quasi adesso dovrei controllare un attimo il... Bene. Dovrei controllare un attimo il prezzo perché non è ancora salito abbastanza. Giugno, ok, perfetto. Quindi possiamo vendere lì magari 20.000 litri, dato che ne produco parecchio stavolta. Poi per il resto è rimasto un po' tutto quanto com'era, nel senso che non è che abbia fatto chissà che grossi cambiamenti. Piace perché non ha limitatori di velocità neanche in retromarcia, quindi puoi fare i 50 orari. Allora, dovrei ecco trinciare il vigneto perché ho messo l'erba in mezzo e l'erba continua a crescere a differenza di quella di default del vigneto, che ecco un'altra cosa che in Farming 25 ho visto che c'è ancora il vigneto, però non si capisce se hanno migliorato qualcosa, se hanno fatto qualche modifica, bisognerà vedere ecco nei prossimi giorni, vediamo un attimo cosa faranno uscire anche lì, perché io spero che abbiano un po' sistemato il fatto del vigneto, perché non è proprio fatto bene, anzi.
Tutt'altro, è solo ed esclusivamente una cosa estetica che carino, perfetto, sì, raccogli un po' ogni tanto, fai qualche lavoro così e basta. Sì, ok, va bene per il 22, giustamente. Cultura nuova, tutti felici, però si è visto poi che non è tutta questa cosa bella, ecco, tutta questa, sì, novità. Quindi adesso vediamo un attimo. E la Madonna. Madonna, ma c'è tutto sto casino su furgone qua. L'ho dimenticato. Andiamo a farci un attimo un giro sui vari campi. Anzi, avevo fatto, ecco, non vi ho neanche detto, avevo fatto un po' di fieno di medica. Ho fatto un po' di palloni. Allora, mais. Questo furgone qua è un po' strano. Un po' un suicidio utilizzarlo. Perché corre a 200 all'ora. Allora, devo buttare via. Vabbè, fertilizzante. Quasi quasi un po' di digestato ci sta bene. E poi ci butto via l'archiatore, così. Tanto non ho tanti campi, ne dovrei aver 3 di mais. Che vabbè, quasi quasi li faccio come primo raccolto secco secco di granella classica. E dopo il secondo raccolto dove c'è la dove c'è il miscuglio qua, andiamo un po' per campi. Dove c'è il miscuglio qua faccio magari un po' di mais, secondo raccolto trinciato secco e fine. Sì, si può tagliare. Si può tagliare di qua, tagliamo, anzi quasi quasi. Questo campo qua lo faccio diventare, intanto ritaglio l'erba e faccio un po' di balloni, però poi lo faccio diventare a mais qua, perché vabbè che abbiamo tutti quanti i secondi raccolti dopo il frumento là, mettere giù mais e soia, quindi ne viene fuori abbastanza, però ho sempre paura di averne poco per quel trinciato. Allora, poi dopo non mi ricordo più, anzi avevo fatto mais su questo campo qua, sull'85, quindi va messo giù soia e resta tutto quanto soia. Ne farò parecchie, vabbè, chi guadagna bene, almeno quello. Questo qua facciamo mais, prossimo mese si raccoglie e si semina subito. Vabbè, vediamo un po' lì il lavoro da fare. Penso di essermi dilungato abbastanza, adesso aspetteremo un po' i vari novità di Farming 25, poi ovviamente vi racconterò, sicuramente la prossima settimana sarà un video. Non vi aspettate il video di domenica o di lunedì o di martedì o quando mi capita, cercherò di caricarlo. E niente, basta. Noi so di non far più post su Instagram, è un po' difficile fare anche le screen, eccetera, eccetera, sistemare un po' di tutto. Cercherò di sistemarmi, ma non assicuro nulla. In ogni caso i video mi è più semplice farli, perché una volta che li ho registrati, magari se domenica mattina, per montarli sto poco e per caricarli sto tanto, basta. Però una volta fatti, non ci vedo niente. Allora, vediamo un attimo se riesco a entrare dentro. No, allora. Vediamo quanto ingannano questi retrovisori. E beh, fatti bene, cavolo. Fatti molto bene. Guarda che bene. Perfetto. Va bene. Ragazzuoli, ci vediamo a un prossimo video. Ci vediamo con le anticipazioni di. Ah sì, avevo cambiato anche questo. E devo ancora provarli, li ho scaricati, li devo ancora provare. Un'altra cosa che ho provato sono i trinciafossi, là, gli iMac di SMI. E sono rimasto un po'
Non ho ben capito come funzioni, nel senso che il basculante lì, quando che molli la testata che va su e giù, sui fossi non funziona molto bene. O ho fatto dei fossi di merda sulla mia mappa, e questo potrebbe sicuramente essere. Sono ancora pieno di merda qua. Però mi pare un po' strano. In ogni caso, c'era qualcosa che volava lì. Noi ci vediamo a un prossimo video. Io vado a vedermi il mio operaio che fa le cagate. E ciao ciao.